Da Rocca Fiorita, il comune con il minor numero di abitanti della regione Sicilia, la campagna di vaccinazione generalizzata per tutti i cittadini all'interno dei comuni con meno di 1000 abitanti, un'occasione importante voluta fortemente dal Presidente della Regione, ovviamente d'accordo con il Commissario Generale, Commissario Nazionale Generale Figliolo, un'occasione ancora di più per raggiungere nel più breve tempo possibile la vaccinazione e l'immunità di gregge di tutti i cittadini della regione Sicilia e ovviamente anche di questa parte di territorio. Da Rocca Fiorita ovviamente continueremo nei comuni con meno di 1000 abitanti di questa parte di provincia, di area ionica, e poi ci sposteremo anche sull'area tirrenica. È un'occasione perché nei prossimi 10 giorni si completi anche questa iniziativa, dopo aver iniziato e quasi completato, si completa proprio questa settimana, anche la vaccinazione alle isole Eolie. Il sogno si avvera. Credevamo a questa giornata come una cosa da sogno, e veramente è successo così. Siamo felici che oggi l'ARL di Messina sta di fatto attuando l'ordinanza del Presidente Musumeci. Stamattina, buon mattino, sono arrivati già i dottori e la mototeca Rocca Fiorita. Tutto procede secondo il programma e già sono a buon punto le vaccinazioni. E come ho sempre ripetuto, questa giornata serve principalmente a far ripartire anche questo paese, speriamo tutti gli altri, in quello che è il principale motore di queste comunità, che è il turismo. Già siamo zona gialla, per cui i ristoranti, i bar e tutto il resto hanno cominciato a lavorare già da ieri. Però con quest'ultimo impulso che darà il COVID, il paese dichiarato COVID free, perché così sarà dopo che tutti saremo vaccinati, sarà sicuramente un bel lancio pubblicitario anche per Rocca Fiorita.